Anche lei è un'altra che ha iniziato a scrivere da poco. Ha pensato al libro, l'ha scritto e l'ha realizzato. Buonasera a tutti. La mia è stata la prima pubblicazione, la prima volta che ho visto il mare. Questa sera sono qua in veste di amica di Francesco, nonché di paesana. Francesco ieri mi ha telefonato e mi ha detto: Elisabetta, devi leggere il mio libro perché domani tu devi dire qualche cosa. Insomma, mi ha fatto passare una notte insonne, te la farò pagare veramente. E oggi pomeriggio anche, perché non riuscivo a finire, perché lui è una sorgente. E poi devo dire onestamente, Francesco, te l'ho detto in privato e te lo dico in pubblico, ha una fantasia incredibile. Lui riesce a fare proprio delle trame così intrecciate che io mi ero fatto un'idea dell'assassino, che poi alla fine non ho detto... Non lo dire però, giusto? Assolutamente, no. Certo, non voglio fare come Titanic, come hai fatto tu. Praticamente lui si trovava al cinema, siccome ha voluto fare un dispetto a una persona che le stava antipatica, dice: ah, sei qua al cinema, sì, sai, ci hai visto quello con le mani così, c'era il film di Caprio, cioè, quello muore annegato. E le ha rovinato il film. Io non lo faccio, sono più buona, non c'è. E niente, ho letto questo libro e l'ho trovato veramente interessante, perché lui riesce prima a intrecciare questi fili come una matassa veramente ingarbugliata, che poi tu alla fine dici: ma da dove esco? Però poi piano piano lui riesce a raccogliere questo filo e piano piano è come se ti prende per mano e ti fa aprire gli occhi attraverso queste biglie e ti porta fino alla fine. A me è piaciuto. Il terzo ancora non ho avuto la fortuna di leggerlo, però mi sono raccomandata di dire a Francesco: non farmi morire, perché lui ha intenzione di infilarmi dentro un libro. Allora ho detto: Francesco, devo fare molte cose, io non voglio ancora morire, muoio. No, meglio non entrare. T'ammazzo io, Francesco. Allora, Borgetto, tra l'altro io qualche anno fa stampavo un mensile. C'era un signore che scriveva delle poesie molto interessanti di Borgetto, e qui c'è altra gente che scrive racconti e poesie, quindi è un paese davvero in crescita. So sì, che io tu praticamente hai... sì, ho una poesia di un nostro caro concittadino che non c'è più, Nino Modica. Mi chiederei un applauso per questa storia. Io ho avuto in mano l'altro giorno questa poesia inedita, tra l'altro, che mi è stata omaggiata dal Genero. Sapendo di questa mia presentazione al mio libro e sapendo di questa grande amicizia che io avevo con Nino, lui mi ha voluto portare questa poesia, che è praticamente un inno alla gente di Borgetto, che incoraggia a scrivere e a dire. Leggiamo. E io questa la voglio leggere, è in dialetto siciliano, però devo mettere gli occhiali. Prego, fai con sindaco. Ma vedi quanta gente... Ma tu Nino Modica te lo ricordi, no? Sei troppo piccolo, sei... Te lo ricordi? Se lo ricorda, ma è un ragazzino, sì, 30 anni, quanto ne ha? 31, 32. Ci sei. Prof. Sì. Troppo buono, buonasera a tutti innanzitutto. Il sindaco di Borgetto, lo conoscete? Mi dà per la vita. Certo, lo conosco. No, sì. Non mi ricordo io di Nino Modica, specialmente negli ultimi anni di vita. Mi ricordo che aveva delle poesie, abbiamo dialogato, anzi grazie a Lisa stasera le sta leggendo. Io conosco qualche poesia di Nino Modica che ci eravamo ripromessi di fare una pubblicazione. Allora, lui ha scritto questa poesia perché, conoscendomi, io ho iniziato a scrivere in lingua dialettale molti anni fa, però ho tenuto sempre tutto per me perché non avevo questo coraggio di tirare fuori le mie cose. E Nino è stato, devo dire, la prima persona che ha creduto in me. Mi ha detto: Elisabetta, tu devi scrivere, tu lo devi fare, ma non solo per te, perché tu sei borgettana e lo devi fare per il tuo paese. Io ci ho messo del tempo, perché le cose vanno maturate, consolidate e poi smaltite. E io questa sera sono qua perché voglio proprio fare questo dono, ricambiarlo a Nino. Lui l'ha mandato a me. E io credo che lui dall'assù se la ride, veramente. Agli poeti burgitani. Burgetto, amici miei, grazie. Burgetto, amici miei, non è che è nuovo a fare amanti della poesia,
mi costa a tempi antichi ci ne prova, caversi na sparassero a follia. Ai tempi d'oggi c'è gente che s'ammuccia, e io ne canuscio e su poeti buoni, cali soversi non fanno mai attentare, sta cosa piacere non può fare. Conuscio Nino, non dico lo cognomo, la Liparoto, che scrive assai pulito, e un certo musicista cascio nuovo, ed un picciotto che non penso il nome. Vi pare giusto, vi pare tanto esatto, ma che rispetto portiamo a Salamone, fece una vita sempre ricercare, mentre la gente che sapia remare. Facemone sutta, poeti burgitani, i poesie su pezzi di cuore, ciuri di larma, sprazzi di vita, fazzoletti d'amore come sita. Io sogno poeta nico come a voi, e dico sempre, amici, socco provo, io scrivo nelle notte dell'inverno, e scrivo pina madre e pina ceggio, drizzamo i nostri versi e li mannammo ai frati che partero più lontano, dicemo all'epigrante americano che a nostra terra mai ne li scordamo. Si giù potemo, scrivemo a ciumi e a mare, le cose nostre no, non le ammucciamo, grapemo le cori, mannamoli alle frati che sul lontano e sonno sediate. Questo grazie. Era il nostro Nino Modica. Grazie Elisabetta Liparoto, un saluto va al...